la pinzetta. Questa che cos'è? Una cineriera. Una cineriera rossa. Ah, vediamo un cavallo. Questa qua. Aspetta. Ora lei se esaminiamo. Non toccare con le mani. Il dottor Gaetano ci dirà di chi è questo mozzo. Allora porterò a esaminare in studio. Signor dottore, buongiorno. Buongiorno. Allora dottore, abbiamo siamo di mistero, benvenuto a mistero. Questa sigaretta, ragazzi, ho esaminato, guardiamola bene ragazzi. Questa è una sigaretta che proviene direttamente dal principe Cavour. Anni recenti. Sì. È stata messa appositamente da lui. Grandissimo, che parola! Sì, che stava fumando con gli amici una sigaretta e l'ha appoggiata lì. Ah, sa anche che l'ha fumato con gli amici, tutto. Sì, perché si vedono proprio i segni vicino. Lui stava in comitivo perché ha tirato la luce. Non ci sono solo le labbra di Cavour, forse. Sì, l'abbiamo esaminato, ci sono altri DNA sopra. E non si sa di chi sono. Sono altri principi che stavano con i preti. Forse si sono andati a prendere qualche caffè. Si hanno fumato. Ci sono anche le macchie marroni, se vedete bene, dottore, con la lente di grandimento. Vedete queste macchie marroni? Voglio dare un'occhiata a me. Questo è semplice macchie. Questo è un caffè schiumato. La schiumata c'è nel smuffo. Comunque rimarrà sempre un mistero. Allora, siamo qui a Napoli, abbiamo scoperto le ceneriere, io e il mio partner Nunzio, e niente, il dottore ci ha detto che sono mozzoni di sigarette di Cavour. Allora Nunzio, tu ci credi? Ci credo, perché per il dottore... Ah, non si sente le mani! Ci credo perché ho esaminato il dottore. Il mio è un po' confuso. Comunque stavo dicendo, Nunzio, ma io sto un po' in dubbio su questa situazione. Non lo so, non credo che sia vero. Pure io, perché una cineriera nel muro mi sembra un po' di più. Vabbè, facciamo una cosa. Noi ci saremo. Mistero, ma il telefonino si spinge in casa. Stavo dicendo che sicuramente torneremo sul posto ad esaminare tutte queste mura. Allora questo sarà e rimarrà un mistero.